Perché si parla di contraffazione sui contatori? Codici è già da un anno che è partita anche una class action che convoglia tutti i cittadini che hanno un contatore antecedente al 2008, che è un prodotto contraffatto, e in più per coloro che hanno segnalato anomalie del contatore, disfunzione, abbassamento di tensione, contatore che salta, contatore che lo si vede anche che arriva anche a non vedere il display, anomalie proprio del contatore. Cosa sta facendo Codici per aiutare il cittadino a venire fuori da questa situazione? Codici ha avviato un anno fa una class action per coinvolgere anche il cittadino a segnalare il problema dell'anomalia del contatore. Quindi Codici raccoglie tutti i reclami, li convoglia in un unico e invia anche, rende partecipe anche il cittadino a questa class action per far valere quel diritto che viene negato uno, e secondariamente possiamo anche dire che questa class action si baserà solo esclusivamente anche sulla difformità del prodotto, quindi parliamo di un prodotto contraffatto, non omologato e che presenta anche come secondo punto delle anomalie. Quindi possiamo anche dire che il contatore non gestirà neanche bene il consumo, questo è molto importante, quindi sempre a danno del consumatore. Ecco perché si è avviato questa class action per i forti reclami e i parecchi reclami in tutta Italia che sta ricevendo. Quando si dice contraffazione alimentare, il consumatore cosa deve sapere di importante e perché? E come i contatori, anche nei prodotti agroalimentari c'è anche la contraffazione, quindi viene meno al prodotto non originale, si presentano alcune sostanze che sono diverse da quel prodotto originale e quindi provoca anche un danno di salute al consumatore finale. Quello che ci rimette è sempre il consumatore finale. Ecco perché Codici ha avviato pure una campagna Mangia Sano, Mangia Made In, possibilmente per coprire alcune lacune anche di informazione e recepire messaggi di una certa entità originali, affinché il consumatore finale recepisca bene il messaggio e quando va a fare la spesa o si trova in centri commerciali o acquistando prodotti deve constatare la sua originalità. Tablet della Clementoni. Da alcune segnalazioni ci sono delle anomalie. Di cosa si tratta? Si tratta di un modello della Clementoni dei bambini, che è il ClemPad Plus, che presenta delle anomalie sulla batteria, quindi non tiene la carica neanche un'ora, e si è sviluppato anche questa questione di carattere nazionale. Abbiamo avviato anche un monitoraggio sul territorio nazionale. Chi ci ascolta faccia segnalazione direttamente a Codici, che provvederà a inviare anche il reclamo all'azienda, che a sua volta dovrà sostituirlo perché presenta delle difettosità. Dove si può contattare Codici per informazioni, chiarimenti o altro? Si può contattare Codici, c'è il sito nazionale che è www.codici.org, cliccando nella pagina dove siamo, Regione Calabria, ci sono tutti i punti e gli sportelli dislocati nel territorio calabrese. In più si può avere accesso direttamente al numero telefonico 0966 99 16 58 o inviando un'email a codici.calabria@codici.org. Problemi di bollette pazze? Sei vittima di mala sanità e non sai a chi rivolgerti per far valere i tuoi diritti? Sei stato truffato, sei vittima di usura o anatocismo? Vuoi denunciare un disservizio, uno scempio ambientale? Codici c'è! Codici, il centro per i diritti del cittadino, è pronto a difendere i tuoi diritti 365 giorni all'anno. Codici è anche su Calabria TV. Ogni venerdì in Zoom c'è uno spazio dedicato alla Calabria.
contatta subito la nostra segreteria regionale 0966 99 16 58 o manda un'email a codici.calabria@codici.org per ulteriori informazioni www.codici.org.